Salve a tutti e bentornati a Pokémon Rumble. Oggi faremo la Battle Royale del grado B, che sarà ovviamente più difficile di quella del grado C. Ma va? E andiamo subito a vedere quali saranno i boss per questa Battle Royale. Il premio è 1500 punti. I boss sono Alakazam, Machamp, Gengar e Golem. Questi quattro Pokémon sono quelli che si evolvono solamente tramite scambio nella prima generazione. Bene, 63 Pokémon da eliminare. Speriamo di farcela solamente con Electrode, dato che comunque nella scorsa parte è stato veramente devastante. Ci ho fatto due dungeon e due boss solamente con lui. L'accoppiata sotto carica scintilla va alla grande. Tuttavia, nella Battle Royale tutto può succedere, quindi io spero di riuscire a farla tutta con Electrode. Nel caso non dovessi riuscirci, ho comunque reclutato un bel po' di Pokémon in questo grado, quindi dovrei cavarmela lo stesso. Guardate come vanno tutti KO sotto la sfera della distruzione, sotto il re dell'elettricità. Intanto sto guadagnando tempo, sono arrivato a 120 secondi. E arriva il primo boss, Pokémon Megaton, ovvero Golem. Golem sarà difficile da buttare giù con Electrode, purtroppo. Inoltre ci sono anche dei Pokémon di tipo terra, devo stare attento. Venomoth è fastidioso perché attacca da lontano. E quelli che attaccano da lontano sono la mia debolezza. Tuttavia me la sto cavando abbastanza bene. Arriva il secondo boss, ovvero il Pokémon Psico. Alakazam, wow, complimenti per l'originalità. Pokémon Psico. Descrizione migliore non poteva esserci. Io l'avrei chiamato Pokémon Cinetico. Perché comunque usa la cinesi per piegare i cucchiai e mi sta per mandare KO. Grazie alla Kazam. Vabbè, mi ha colpito con psichico. Pokémon Ombra Gengar. Sarebbe stato da ridere se si fosse chiamato Pokémon Spettro. Lì avremmo proprio raggiunto l'originalità minima. Mi fanno paura quei Dugtrio, mi fanno molta paura. Comunque Electrode sta per andare KO, purtroppo. Ohia! Sono stato preso da palla ombra di Gengar. Ok, utilizziamo Weezing, che ha garanzia, che è di tipo buio, quindi è super efficace sia su Gengar che su Alakazam, almeno. Però gli altri Pokémon toglie veramente poco, che cosa brutta. Devo stare attento al pallaombra di Gengar. Devo stare molto attento. Forza, aia, aia, aia. 12 Pokémon da mandare ancora giù, e deve ancora comparire l'ultimo boss, se non sbaglio. Intanto lì c'è Alakazam che sta dando KO. Ciao ciao Alakazam. Ed ecco che arriva l'ultimo boss, ovvero Machamp, il Pokémon Mega Forza. Da notare le braccia di Machamp sono degli spigoli. Vabbè che comunque i Pokémon di Pokémon Rumble sono disegnati in maniera poligonale. Non so se si può dire poligonale. Comunque avete capito, sono diciamo poligoni, ecco. Un po' come lo stile dei personaggi dei vari giochi della PlayStation 1 e del Nintendo 64. Chi è un retro gamer ha capito. Comunque, mancano 5 Pokémon da sconfiggere, buttiamo giù Golem, ne mancano 2, che sono questo Exeggutor, ed è rimasto il boss Machamp praticamente con energia piena, però lo stiamo mandando giù, dai, un altro colpo, ok, ce l'abbiamo fatta. Beh, non è stata difficile neanche questa. Pa-pa-pa-pa. 1500 punti sono nostri, sempre nella monetona che quando arriva fa tremare tutto. E complimenti a Weezing, che ha la faccia molto soddisfatta e si vede. Salvataggio in corso. Hai vinto Battle Royale grado B. Chiavetta misteriosa potenziata. E trampolancio per il grado A. Ci stiamo muovendo molto bene nel gioco, dai. Con due dungeon a testa, cioè due dungeon a testa, a parte più che altro. Stiamo andando ad una velocità abbastanza buona. Hai fatto un altro passo verso la vittoria finale. Credo che ormai tutti quanti abbiano capito chi è quel Pokémon. Ebbene, siamo nel grado A, con questo colore magenta. 400 punti forza per avanzare nella Battle Royale. Per adesso siamo a un massimo di 270, quasi 280, quindi non ci vorrà molto. E noi ci vediamo nella prossima parte dove inizieremo i primi due dungeon del grado A. Alla prossima e bye bye.